ringraziamo Bruno Mancini, il nostro presidente, Dale che viene dall'Algeria e tutti voi che state qui. Oggi dovremo parlare di cose interessanti. Bruno, del NUSIB, accordo NUSIB, che ci teniamo tanto, perché già un accordo già esiste, grazie a Bruno e grazie a Dale, perché l'associazione non profit, promotrici dell'iniziativa NUSIB, acronimo di Network Uniti si vince, sono da Ischia d'Arte Dida e ADA, l'associazione Dale all'Algeria. Esse sono riunite il 18 agosto 2019 nel web per definire e sottoscrivere il presente accordo di collaborazione che regolerà le attività del network NUSIB. Il punto fondamentale dell'accordo è il seguente: la partecipazione al network Uniti si vince NUSIB presuppone l'essere a disposizione degli altri ed avere a disposizione gli altri. Associazioni ed enti fondatori, da Ischia d'Arte d'Ila e l'associazione ADA, quindi ringraziamo dall'Algeria. L'accordo: attraverso il presente accordo di collaborazione è costituito con sede in Italia ad opera delle suddette associazioni fondatrici un coordinamento denominato NUSIB e si ispira a principi di solidarietà, onestà, trasparenza e gratuità. NUSIB è retto e disciplinato dal presente accordo di collaborazione ed agisce nei limiti e nei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed internazionale. Gli aderenti sono vincolati all'osservanza di tale accordo. L'adesione a NUSIB, che vede tutte le associazioni a pari livello e pari importanza, si basa sullo scambio libero di informazioni e risorse di ogni genere che vengono utilizzate per qualsiasi tipo di difficoltà che possa insorgere. Ogni associazione mantiene la propria autonomia e la propria identità, pur mettendo a disposizione dell'associazione Partners tutta la propria esperienza e le proprie conoscenze. Allo stesso tempo, ciascuna associazione si rende disponibile ad aiutare le associazioni amiche per superare qualsiasi tipo di difficoltà che possa prospettarsi durante il perseguimento degli obiettivi concordati. NUSIB non conosce distinzione di alcun genere, etniche, religiose, sessuali, politiche, eccetera, ed opera esclusivamente nei settori artistici, culturali e sociali. Finalità: NUSIB ha lo scopo di creare una rete, network di associazioni operanti sul territorio internazionale in attività artistiche, culturali e sociali, creare la sinergia tra le associazioni favorendo lo scambio di esperienze, intervento di reciproco sostegno, creare una gestione coordinata di ogni singolo caso attraverso l'ottimizzazione delle risorse delle singole associazioni, tenendo presente le priorità relative ai vari progetti approvati. Firmato Bruno Mancini, Presidente dell'Associazione Culturale da Ischia d'Arte d'Ila, e dalla nostra Dalia Bucafa, Presidente dell'Associazione ADA. Quindi io vorrei fare un applauso a questi due grandi personaggi, perché abbiamo veramente bisogno di questo coordinamento, perché si vive in maniera stagna, ognuno segue il suo progetto, ma in realtà abbiamo bisogno di un vero coordinamento. E infatti si sa che l'Italia i progetti dal punto di vista europeo, dei fondi europei, non arrivano, tornano indietro, vero Bruno? Ecco perché ognuno pensa a sé ma non pensa di coordinare il lavoro come si intende a livello internazionale.